Per esempio, ha autorizzato gli spostamenti tra Veneto e Friuli Venezia Giulia per i congiunti. Perché? Sì, perché qua sarebbe altrimenti stato un controsenso. Noi abbiamo dei territori che di fatto sono lo stesso nucleo urbano. Pensiamo, non so, la Tisana e San Michele al Cioè sono Cambiamento attaccati, sono lei divisi da un dice. ponte. È la stessa comunità, cioè sono persone che semplicemente hanno trovato una casa che gli piaceva di più da una parte o dall'altra del ponte, cioè non è neanche una scelta di abitare in una città o in un'altra. Quindi è chiaro che su tutte quelle aree, infatti l'abbiamo messo per le province confinanti delle rispettive regioni, la possibilità di Di andare a trovare i spostarsi. congiunti perché oggettivamente era poco razionale, sì. Una possibilità E che poi nel se resto permette però, è d'Italia, vero. Presidente, arriverà il 3 giugno, perché il 3 giugno ci si dovrebbe poter spostare da una regione all'altra. Allora, la domanda che io le faccio è, intanto, è possibile che per Lombardia e Piemonte le cose vadano diversamente, forse anche per l'Emilia-Romagna? Lei la vedrebbe bene che i lombardi vengono in Friuli Venezia Giulia dal 3? Guardi, so che c'è una valutazione, ho sentito proprio i colleghi presidenti insieme al governo che verrà fatta in modo definitivo entro il fine settimana, se i dati permettono di muoversi, io sono contento se qualsiasi regione può essere aperta e può spostarsi e venire anche in Friuli Venezia Giulia, anzi, magari un'occasione anche per conoscere dal punto di vista turistico la mia magnifica terra. Sicilia, Sardegna, pronte a chiedere il passaporto sanitario, che ne pensa? Penso che per quanto ci riguarda sarebbe impossibile perché non siamo un'isola, quindi chiedere il passaporto sanitario a una mobilità Ma le tradizionale che piace c'è via l'idea del terra è passaporto tecnicamente impossibile. sanitario? Ma guardi, sono delle scelte che magari Sicilia e Sardegna possono fare, soprattutto magari anche per invogliare il turismo. Noi stiamo mettendo in piedi, insieme ad altre regioni dell'Adriatico, in realtà tutta una serie di misure per garantire la sicurezza sanitaria e quindi per diciamo, garantire al turista che viene nelle aree del nord Adriatico potersi godere le vacanze in In sicurezza. E su questo sicurezza. penso faremo anche un'importante operazione con le regioni limitrofe alla nostra.